tutti, ma dobbiamo iniziare con una cosa un po' triste, ma è un dovere di amicizia e di fraternità. Dobbiamo iniziare con ricordare una persona che ha fatto tantissimo per la nostra scuola di politica e per i nostri circuiti, che è Niccolò Chiofino, che è venuto a mancare giovedì sera. Quindi vi prego di alzarvi in piedi, lo ricordiamo. Lo diciamo per i più giovani, Nicola è stato una persona impegnata in politica, ha ricoperto vari ruoli, è morto a 72 anni, è stato vicepresidente del Consiglio regionale, più volte assessore provinciale, nonché consigliere regionale, consigliere provinciale, impegnato nel partito, ha fatto parte di quel gruppo storico, lo ricordiamo appunto ai più piccoli che magari non lo conoscono, il gruppo storico che seguì Franco Rodano e Raniero La Valle come esperienza cattolica all'interno del Partito Comunista. Ed è stato un uomo di una integrità e di una coerenza cristiana di cui oggi ne abbiamo tanto bisogno. Per noi di Cercasi un Fine è stato un grandissimo amico, ha sostenuto questa associazione alle scuole anche nei momenti più difficili, non solo facendo il docente con tanta competenza e tanta passione. Fino al mese di maggio, ricorderete, abbiamo fatto una giornata di riflessione insieme a lui sulla militanza politica. E poi l'ha sostenuta anche in quel sostegno che non si vede, ma per noi è stato tanto utile dal punto di vista istituzionale, sia civile che ecclesiale, nei momenti in cui la nostra associazione ha avuto molte difficoltà per farsi riconoscere, per acquisire uno statuto di scuola. Un fratello, un amico, lo ricordo prima di dedicargli qualche secondo di silenzio, poi ognuno di noi sceglie come ricordarlo, con una preghiera, col pensiero, con quello che crede. Sono andato a prendere uno degli articoli che ha scritto per Cercasi un Fine in un numero dedicato ai partiti politici che noi avevamo dedicato come testimoni ad Aldo Moro e Giovanni Berlinguer, ad Enrico Berlinguer, e in un articolo su Enrico Berlinguer scriveva così, raccogliamo come sua testimonianza. Diversi forti segnali di rispetto e di stima da parte del mondo cattolico pervennero ad Enrico Berlinguer negli ultimi giorni della sua vita, in occasione della morte soprattutto. Tra i tanti, l'interessamento di Giovanni Paolo II, le sue condizioni di salute, le preghiere in molte chiese per la sua vita, l'intervento dal palco di San Giovanni durante i funerali di Domenico Rosati, presidente nazionale delle ACRI. La notizia della sua morte, appena apparsa sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, con un calibrato commento: morì giovane, all'improvviso, fu una tremenda perdita. Ai nostri giorni emerge con più forza il buio che avvolge la stagione politica. Per il futuro bisogna far risplendere la luce. Niccolò Chiofino.
ringraziandovi per la vostra presenza di stasera. Abbiamo un personaggio illustre che ci allieterà, diciamo, la sera. Certo che allieta. Solo con indicazioni. Vi preghiamo di compilare la scheda di partecipazione che era presente in ogni singola cartella e vi lasciate a voi naturalmente il segreteria, perché ci servono anche i dati, i vostri dati, non per facilitare la comunicazione, ma per rendere anche, per compilare anche un nostro elenco naturalmente di tutte le persone che partecipano ai nostri incontri e quant'altro. Di conseguenza si fa per tutti i vari seminari sparsi anche in tutto il mondo. Abbiamo facilitato anche la partecipazione ai gruppi di studio. Come vedete le cartelline sono corredate di un palloncino colorato, non è per darci un tono questa sera, ma assolutamente, ma è per semplificare la divisione dei gruppi e per rendere più celere l'acquisizione delle sale che poi Antonella vi potrà indicare in segreteria. Nelle sale vi accoglieranno poi naturalmente i coordinatori che abbiamo già individuato, per cui siamo pronti. Buona scuola. Allora, benvenuti a tutti. Non pensavo di iniziare con il ricordo di Nicola, che alcuni giorni fa mi aveva detto: sai, non ce la faccio a fare le lezioni quest'anno, né a venire ai seminari. Speriamo di recuperare, ci guardi al cielo. Bene, allora siamo ben contenti di continuare anche con l'aiuto di questi testimoni il nostro cammino di formazione quest'anno, il secondo seminario che facciamo sui temi che interessano un po' tutte le nostre scuole e le attività di ricerca e sin fine. Abbiamo pensato di dedicare il secondo seminario al tema della cittadinanza attiva. E dicevo al professor Moro, mentre venivamo da Roma, che lui più di noi sa che è una sorta di buzzword, come dicono gli inglesi, una parola che tutti ripetono, poi magari lo si è anche cittadini attivi e non si è capaci di dire perché lo si è, che cosa fa parte di questa attività civica. E allora abbiamo pensato di invitare il professor Moro, che è uno degli esperti a livello internazionale di problemi relativi alla cittadinanza attiva e ai percorsi anche di formazione e di impegno dei cittadini attivi. Insegna sociologia nella facoltà di Macerata e di Roma 3, sociologia che riguarda appunto la partecipazione dei cittadini e i fenomeni di partecipazione dei cittadini. È presidente nonché fondatore di Fondaca, che è la fondazione di cittadinanza attiva in Italia, che è parte di un Active Citizen European Network. Ho detto bene? Più o meno, non ho detto bene, avrò invertito l'ordine di qualche cosa. Volevo darne un tono, non ce l'ho fatta, allora lo dico in italiano, che il circuito internazionale di cittadinanza attiva europeo, non solo, e di cui Fondaca e professor Moro fanno parte in maniera, diciamo così, consistente, portando il contributo della loro attività in Italia. È autore di diversi libri, ne segnalo due perché noi riteniamo che i libri non vanno solo citati ma vanno anche letti, quindi li trovate anche sul banco libri. E un manuale, che è un secondo manuale che hanno scritto sul tema della cittadinanza attiva, che si chiama Azione Civica, edito da Carocci. E poi segnalo anche, questo confesso che lo segnalo perché a me piace tanto, segnalo fra gli altri suoi libri un testo di riflessione sugli anni 70, siamo appunto anni 70, edito da Einaudi. Poi Giovanni ha scritto anche di cittadinanza attiva a livello europeo e anche di
analisi e progetti che Fondaca ha portato avanti a livello italiano e europeo, scritto anche sul tema della responsabilità etica e sociale dell'impresa, quindi la bibliografia è abbastanza poderosa, ma mi fermo e lo ringrazio perché ha voluto accettare di stare un po' con noi in questa maniera, perché anche Giovanni conosce Giuseppe Fiorentini dal suo inizio e lo ha sostenuto, quindi gli siamo anche grati di questa compagnia che negli anni è diventata anche amicizia, di cui mi onoro e quindi ancora di più gli dico grazie e benvenuto tra di noi. Bene, buonasera a tutti, grazie al professor D'Ambrosio, possiamo dire Don Rocco direttamente, anche Rocco. Sono particolarmente contento di essere qui perché appunto la mia conoscenza di Cerca Sin Fine è legata al giornale, al sito, alle newsletter e a Rocco naturalmente, ma naturalmente un'altra cosa è vedersi in faccia e avere un'occasione di dialogo e di confronto. E mi è stato chiesto di fare questo approfondimento sulla cittadinanza attiva, attivismo civico, come preferite chiamarlo, e lo farò, c'è anche una presentazione che ho visto che è stata distribuita, io diciamo, lo userò un po' come guida, ma spero di non tediarvi troppo, però almeno avete poi questo testo, queste diapositive che possono essere poi un punto di riferimento. Non so se si vede o se c'è qualche luce che è il caso di spegnere. Vito, possiamo spegnere? Se ci spegniamo la luce più in qua, sembra che sta più in qua. Sì, perfetto. Naturalmente c'è sempre un bilanciamento, no? Poca luce fa vedere le diapositive e fa anche addormentare, quindi spero di evitare questo secondo effetto per quanto possibile. Il titolo che ho dato a questa presentazione è La cittadinanza attiva come nuova forma di partecipazione politica. Rocco citava prima dei lavori, delle riflessioni che voi avete fatto anche sui partiti. Beh, qui non stiamo parlando dei partiti, ma stiamo parlando di un altro fenomeno, un fenomeno di tipo organizzativo che ha una dimensione di massa, che c'è in tutto il mondo industrializzato, mondo non industrializzato, sud, nord, e che naturalmente nei paesi in cui ci sono democrazie sviluppate presenta, no, forse deve essere un po' più lontano, presenta dei caratteri specifici che io cercherò di sottolineare in questa presentazione. Per cominciare, ho messo in fila qui un po' di luoghi comuni, perché partire da luoghi comuni, cioè da quello che normalmente si dice e si ritiene a proposito di cittadinanza attiva, di cittadini attivi, di forme di attivismo civico dei cittadini, è sempre importante, può essere utile. Un primo luogo comune che è molto diffuso nel nostro paese è che i cittadini non partecipano alla vita pubblica. E io direi che si può tranquillamente affermare che non è vero, almeno con riferimento a queste forme di auto-organizzazione dei cittadini di cui io mi occupo, perché in Italia esistono, questa è una stima perché non ci sono dati precisi, tra 80.000 e 100.000 di queste organizzazioni dei cittadini, di cui poi dirò di più naturalmente, e il numero di persone che partecipano in modo volontario alle attività promosse da queste organizzazioni, a seconda del tipo di ricerca, dei criteri, eccetera, è più o meno tra il 7 e il 12% della popolazione, una percentuale che è simile grosso modo a quella, alla media europea, così come in Europa, è sempre una stima, questo tipo di organizzazioni sono circa 1 milione, a mio parere. Quindi che i cittadini non partecipino, almeno guardando le cose dal punto di vista di queste esperienze di
attivismo civico, direi che si può dire che non è vero. È vero che i cittadini partecipano molto di meno all'attività politica tradizionale, credo che il numero di persone che sono iscritte in Italia ai partiti, ancora di più il numero di persone che essendo iscritte ai partiti partecipano attivamente alla vita dei partiti sia sicuramente più di 10 volte inferiore a questi numeri che sto dando, ed è vero che in tutto il mondo, in tutte le democrazie avanzate c'è una diminuzione del numero delle persone che partecipano al voto, però che i cittadini non partecipino in generale, non lo si può affermare alla luce di queste esperienze di attivismo civico. Il secondo luogo comune è che in Italia i cittadini non hanno senso civico. Beh, sicuramente l'Italia è un paese in cui non c'è una tradizione civica lunga, comune, eccetera, che potete trovare in Gran Bretagna, per esempio, o in altri paesi. Inoltre non facilita il fatto che in Italia le leadership politiche da almeno 15 anni a questa parte hanno formalizzato come meta collettiva, come meta comune del paese, quella di farsi ognuno gli affari propri. Poi qualcuno se li faccia molto meglio di altri, questo non è importante in un certo senso, in un altro senso sì, è molto importante. Ma diciamo che ci sono questi fattori di difficoltà. Un altro fattore di difficoltà che volevo sottolineare, che riguarda proprio l'attivismo dei cittadini per fronteggiare problemi comuni della vita quotidiana, è che in effetti in un paese in cui comunque ci si lamenta sempre che non c'è senso civico, quello che tradizionalmente succede, o meglio succedeva prima che una riforma della Costituzione, di cui poi parlerò, del 2000 ha cambiato le carte in tavola, era che spesso i cittadini che si impegnavano per contribuire alla soluzione dei problemi di interesse generale, invece di essere ringraziati, lodati o almeno lasciati in pace, spesso venivano multati, perseguiti, qualche volta anche denunciati o incriminati. Questo è un manifesto, non so se lo sia, più o meno, almeno lo slogan di questa campagna promossa dall'organizzazione Cittadinanza Attiva, tutta una parola, una specifica organizzazione che ho avuto la fortuna di dirigere per molti anni, fino all'inizio degli anni 2000, che promosse, si chiamava Imputati per eccesso di cittadinanza e sottolineava questo paradosso italiano con dei casi effettivi. E cioè il paradosso è che in un paese in cui appunto non passa giorno in cui non ci sia qualcuno che dice che i cittadini non hanno senso civico, quando poi i cittadini si attivano per esercitare il proprio senso civico vengono puniti. Si va dal parroco che rivernicia le strisce pedonali davanti alla chiesa e viene multato perché chissà perché, e poi dirò perché, che è interessante, ai genitori di quei ragazzi di una scuola che hanno deciso con la vernice di cancellare le scritte antisemite scritte da qualche gruppo di nazischin sulla parete della scuola dei figli e vengono multati per aver rovinato i muri della scuola, oppure per l'associazione di ex alpini ospite di una sede di un comune che visto che l'ospitalità era gratis, per sdebitarsi decise un giorno di ripulire questa stanza che gli era stata concessa, tra le altre cose cambiarono a loro spese gli infissi delle finestre che erano molto rovinati e a quel punto furono denunciati per distruzione materiale della pubblica amministrazione, la stessa cosa che successe a un infermiere che stava a servizio in un reparto di un ospedale in cui c'era una sala di attesa in cui la molla della porta era rotta e quindi le persone stavano in sala d'attesa e prendevano gli spifferi perché questa porta non si chiudeva mai. Questo signore l'aveva detto una decina di volte e alla fine è andato a Ferramenta, ha comprato la molla, l'ha cambiata e ha buttato naturalmente la molla rotta e a quel punto è stato rapidissimamente messo sotto procedimento
disciplinare per distruzione del materiale della, non credo, adesso non ricordo. Non è solo la pubblica amministrazione, c'era anche quell'avvocato che disse, fece l'errore di dire a un giornale che stava difendendo una immigrata illegale gratis, e immediatamente il suo ordine professionale lo mise sotto procedimento disciplinare per concorrenza sleale, perché gli avvocati non possono lavorare gratis, nemmeno per persone talmente sfortunate che non hanno proprio da pagare niente, no? Potrei continuare pure quei cittadini che vanno a verificare, che ne so, che le cucine di una scuola abbiano tutte le mamme, le cucine della scuola dei figli abbiano tutte le requisiti di sicurezza, igiene, eccetera, magari denunciate per interruzione di pubblico servizio, e così. Qual è il problema? Io ricordo che quando decidemmo di promuovere questa campagna ci domandammo pure, ma ci sarà una legge di cui si può chiedere l'abrogazione che impedisce ai cittadini di esercitare il proprio senso civico, che impedisce appunto, per esempio, che come successe pure dei cittadini che toglievano le erbacce, strappavano le erbacce dal palazzo storico della loro città, fossero multati anche loro. È lunga la... E ci risposero i giuristi che non c'era una legge, ma questa norma, cioè la fonte di questo atteggiamento era la stessa propria architettura del sistema pubblico italiano. Un sistema in cui le attività di carattere pubblico, le funzioni pubbliche, sono un monopolio della pubblica amministrazione, per cui la pubblica amministrazione può concedere a qualcun altro l'esercizio di queste funzioni attraverso l'istituto della concessione, ma se qualcuno esercita queste funzioni senza che sia stato autorizzato, e entra subito nell'area della usurpazione dei pubblici poteri. E io ricordo bene, nei primi anni '80, un gruppo di cittadinanza attiva, a Varese, mi pare, a Legnano, fu incriminato da un pretore per usurpazione dei pubblici poteri perché si occupava dei diritti dei malati. E quindi non è vero che i cittadini non hanno senso civico, per quanti problemi abbiamo in Italia, è vero che c'è un atteggiamento ostile nei confronti dell'esercizio del senso civico da parte dei cittadini. Un altro luogo comune è che i cittadini che si attivano sono più buoni dei cittadini che non si attivano, cioè che essere cittadini attivi è l'esercizio di una virtù civica, quindi c'è una qualità morale superiore. Ora, io non credo proprio che questo sia il caso, perché per quello che conosco, in effetti ci si attiva, ci si mobilita come cittadini, si fa qualcosa per tantissime ragioni, perché ci sono situazioni che succedono nella vita in cui ci si trova a esercitare questo ruolo di cittadini attivi, ma questo non richiede necessariamente di essere particolarmente virtuosi. Può succedere che uno abbia la casa sotto una frana, o lungo il corso di un fiume che straripa, oppure che abbia un danno irreparabile alla salute perché l'ambulanza non è riuscita ad arrivare in tempo per via del traffico, e altre cose di questo genere. E io racconto sempre, tanto per dire che non stiamo parlando di cose, la storia di questo signor Cirillo, a nome non è inventato ma è vero, che ebbe la fortuna di conoscere e di seguire questa vicenda nei primi anni '80 a Roma. E questo signor Cirillo era un piccolo imprenditore calabrese che venne a Roma, io sono di Roma, che venne a Roma perché era cardiopatico, si doveva cambiare un pacemaker, si doveva mettere un pacemaker. Sapete, mettersi un pacemaker non è un'operazione molto complicata, però insomma è sempre un'operazione di cardiochirurgia. E arrivò in uno di questi grandi ospedali di Roma, e si ricoverò al reparto di cardiochirurgia, si mise il suo pigiama, anche se non aveva nessuna necessità di stare a letto, e trovò lì un'altra ventina di
persone che erano nella stessa situazione, tipo il pigiama, stavano lì, tutti si dovevano mettere il pacemaker. Passavano le ore e non succedeva niente, non gli facevano delle analisi, non lo preparavano per questa operazione, e questo signor Cirillo cominciò a domandare ma qual è il problema, e alla fine capì, gli spiegarono che l'ospedale aveva finito i soldi per i pacemaker, quindi non c'erano i pacemaker, c'erano i malati che si dovevano mettere i pacemaker, ma non c'erano i pacemaker, e quindi erano tutti lì a aspettare che succedesse qualcosa, ma era luglio, non era il 30 dicembre, quindi non scattava un nuovo esercizio finanziario, quindi non si sapeva cosa facessero. E questo signor Cirillo cominciò a fare qualche calcolo, qualche conto, in particolare cominciò a calcolare quanti pacemaker si sarebbero dovuti comprare con i soldi che l'ospedale stava spendendo per tenere inutilmente 20 persone lì, dargli da mangiare, eccetera. Venne fuori un calcolo stratosferico, naturalmente, se ne poteva comprare tantissimi di pacemaker. Allora decise da solo, e non credo perché avesse un particolare senso civico, di fare qualcosa, e decise di fare uno sciopero della fame. E cominciò a fare uno sciopero della fame. Andò un giorno l'infermiera a portargli il pranzo, lui lo rifiutò, disse non hai fame? Dice no, ho cominciato uno sciopero della fame. Perché? Perché non mi mettete il pacemaker? La voce naturalmente si diffuse molto rapidamente, ve lo potete immaginare, siamo qua in una struttura sanitaria, più o meno credo ci possiamo immaginare di che cosa si sta parlando, molte persone si agitarono, la caposala, il direttore primario, poi il direttore sanitario, eccetera, e, anzi si agitarono molto, anche perché questo signor Cirillo aveva preso il telefono e aveva avvertito il giornale, naturalmente, in poche ore era diventato un eroe della città come Muzio Scevola. E allora andavano da lui sempre più preoccupati, un po' lo pregavano, un po' lo minacciavano, per favore smetti questo sciopero, pure stai facendo questo sciopero della fame, ma sai che potresti morire. E lui diceva posso morire, ma la colpa è vostra, perché io sono qui in fin dei conti per mettere un pacemaker. E passavano le ore e tutti sempre più in alto si agitavano. A un certo punto cercarono anche di corromperlo perché trovarono un pacemaker. Allora andarono tutti contenti da lui e disse: abbiamo trovato il pacemaker, adesso te lo mettiamo così, te ne vai e ci vai. E lui disse: no, io per ultimo, perché sono arrivato per ultimo, quindi prima tutti gli altri. Insomma, come non è, la faccio breve. E trovarono questi soldi, comprarono il pacemaker, misero il pacemaker a tutti gli altri, alla fine anche a lui, e lui dopo qualche giorno di degenza, per essere un intervento molto semplice, si tolse il suo pigiama, si rimise il suo vestito, salutò tutti, se ne tornò in Calabria, nessuno ha mai più sentito parlare di lui, ma resta il fatto che questo signore da solo aveva ottenuto due risultati importanti. Aveva tutelato il suo diritto alla salute e aveva tutelato, che è comunque l'interesse generale perché è riconosciuto nella Costituzione, e aveva tutelato un altro interesse generale, il fatto di non sprecare i soldi pubblici. Possiamo dire che questo signor Cirillo era un esempio di virtù civica? No, magari era solo uno che gli scocciava di stare inutilmente in un posto, oppure gli scocciava di vedere i soldi sprecati. Aveva trovato un modo interessante, intelligente per risolvere il problema e lo ha risolto. Un altro luogo comune è che quando partecipano alla vita pubblica i cittadini lo fanno per ragioni egoistiche, questa è una cosa abbastanza di moda, c'è questo acronimo, non so se lo conoscete, NIMBY, è un acronimo inglese, in inglese c'è la passione per gli acronimi, e, insomma questo acronimo significa in italiano non nel mio cortile, che significa non voglio la mondezza nel mio cortile, non voglio l'inceneritore nel mio cortile, non voglio l'autostrada, la superstrada, la galleria del treno, l'alta velocità, eccetera, nel mio cortile. Questa formula stigmatizza come sempre e comunque frutto di egoismo localista, manifestazioni di dissenso nei confronti di della localizzazione, come si dice, di opere pubbliche, e non sono solo appunto, le discariche, sono tante altre cose,
la TAP, il deposito delle scorie nucleari, eccetera. In realtà però, se si va a vedere chi è il protagonista di queste attività e perché fa queste attività in cui ci si oppone alla localizzazione di opere pubbliche, in molti casi c'è sicuramente anche egoismo, cioè semplicemente i miei rifiuti se li prendesse qualcun altro, perché io non me li voglio prendere, mi danno fastidio, puzzano, però diciamo, li continuo a produrre e pretendo di continuare a produrre senza prendermi neanche la responsabilità, ma ci sono in moltissimi casi delle posizioni che sono invece di tutela di interessi generali, perché spesso una discarica viene fatta magari sopra una falda acquifera per ragioni speculative o appunto sopra una frana perché magari il terreno non va a espropriare un terreno che fa, oppure perché, come è successo qualche anno fa a Scanzano Ionico, perché certe decisioni sulla localizzazione di in quel caso erano un deposito di scorie nucleari, no? Vengono prese senza alcun processo di informazione, discussione, consultazione, senza la definizione per esempio precisa dei rischi che la popolazione residente corre o dei benefici che la collettività in quel caso dà in cambio a questa comunità locale per il fatto di prendersi una responsabilità, un onere che è a vantaggio di tutti, no? Quindi non ci sono solo ragioni egoistiche, spesso non sono ragioni egoistiche. Trattare tutto nello stesso modo non è il caso. Un altro luogo comune è che i cittadini non contano niente e questo non è vero a mio parere, quello che dirò più avanti spero che possa aiutare a smentire questo luogo comune, però volevo aprire questa piccola lista di luoghi comuni per dire che è utile, è saggio che noi cerchiamo di capire meglio, vedere meglio di che cosa stiamo parlando, senza fidarci troppo appunto dei luoghi comuni. Questi luoghi comuni spesso sono anche, ne è vittima anche chi è il protagonista di queste forme di attivismo civico. Qui ci sono persone che smuovono, organizzazioni di cittadini che smuovono montagne, ma pensiamo di non contare niente. È un classico. Quando gli studiosi si domandano quali sono i fattori che favoriscono la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, mettono in rilievo tanti fattori, per esempio la disponibilità di risorse. Un cittadino è più facile che partecipi se ha tempo, se ha denaro da spendere, nel senso se non deve proprio, no, sbarcare il lunario, se ha delle competenze civiche, quelle che si imparano in tanti luoghi, per esempio nelle parrocchie, come si parla in pubblico, come si organizza una riunione, come si prende una decisione tutti insieme. È più facile che un cittadino partecipi se ha delle motivazioni, una buona causa, delle buone ragioni, è più facile che partecipi se c'è anche un'offerta di organizzazione, cioè se c'è la possibilità concreta di fare qualcosa con qualcun altro. Quindi l'offerta di organizzazione, per questo l'ho sottolineato, è un fattore molto importante. Possiamo avere cittadini che hanno risorse, che hanno motivazioni, ma che non hanno una occasione di partecipazione, nel senso che non c'è un'offerta di organizzazione. Dall'altra parte, quando c'è un'offerta di organizzazione, è più facile che i cittadini partecipino. E in effetti il fenomeno dell'attivismo civico, della cittadinanza attiva, è un fenomeno che ha a che fare con l'offerta di organizzazione. I cittadini si organizzano, nell'organizzarsi rendono più facile, più probabile che altri cittadini partecipino alla vita. Però la cittadinanza attiva come fenomeno organizzativo si basa su un mutamento più profondo, un mutamento nel modo di essere della cittadinanza, di considerare e di vivere la cittadinanza. La cittadinanza è un grande fenomeno sociale, istituzionale, politico, su cui non vi voglio tediare, ma
dico soltanto questo: la cittadinanza tradizionalmente, quella che tutti conosciamo, che si è formata con lo svilupparsi degli stati nazionali negli ultimi 200 e passa anni, è in pratica un principio di appartenenza di un individuo a una comunità politica che si sostanzia in un, si concretizza in un insieme di diritti e di doveri che quelli individuali nei confronti di quella comunità. Per esempio, il dovere di prestare servizio militare in tempo, o il dovere di pagare le tasse, il diritto di chiedere protezione, per esempio. No? In questa visione tradizionale della cittadinanza, che serviva molto per chiarire chi, per distinguere chi stava dentro da chi stava fuori, un insieme di opportunità e risorse, in questa visione tradizionale della cittadinanza, che è la cittadinanza in fondo la condivisione da parte di tutti i cittadini per l'appunto di quella sovranità che un tempo spettava al sovrano assoluto, questa materia dirò non mia, per cui la cittadinanza è una specie di sovranità in condominio, no? Ognuno ce n'ha un pezzo, nessuno la può esercitare da solo, tutti insieme, e qui appunto nascono i problemi. In questa visione tradizionale della cittadinanza, l'esercizio del diritto di voto è la cosa più importante che ci sia, è la forma più alta. È la forma. Devi abbassare. Sì, forse sì. Mi sentite? Sì. Perché ogni volta che parlo fischia. È un microfono ostile. È un stile cittadino. Nella visione tradizionale, un cittadino è effettivamente sovrano nel momento in cui vota. Altri momenti sono meno importanti. Già Rousseau, se ricordo bene, diceva. Tra un'elezione e l'altra il cittadino conta poco, nella dimensione quotidiana della democrazia il cittadino che cosa può fare? Può chiedere che l'autorità pubblica si occupi di problemi pubblici, ma per quanto riguarda lui o lei il suo momento forte è l'esercizio del voto, e l'esercizio del voto va benissimo, non è che stiamo mettendo in discussione questo. Il problema è che questa idea che l'esercizio del voto sia il massimo e la massima e unica espressione della sovranità dei cittadini ha implicita una visione negativa del cittadino. Qual è questa visione negativa? La visione negativa è che il cittadino non ha tempo innanzitutto di occuparsi di questioni generali, perché deve sopravvivere, nutrire la famiglia, eccetera. Il cittadino non è competente sulle questioni di interesse generale, cioè è ignorante, e infine il cittadino non è in grado di distinguere tra il suo interesse personale privato e l'interesse pubblico. Per cui è meglio che non si occupi di questioni generali il cittadino, ma semplicemente che si limiti a scegliere delle persone che si occuperanno di questioni generali. Non pensiate che sono cose che si dicevano nell'Ottocento. Se leggete Giovanni Sartori, grande teologo di fama internazionale, leggerete esattamente queste stesse cose. Sartori dice proprio in un suo libro che la partecipazione al voto è il male minore, perché in fondo i cittadini scelgono delle persone che si occuperanno di questioni pubbliche. Che persone sono? Sono persone che vivono alle spalle di qualcun altro, non hanno bisogno di lavorare, che sono colte, che hanno studiato, eccetera, e che sono talmente ricche che si possono occupare dell'interesse generale senza cercare anche di farsi gli affari propri. So cosa state pensando, questa è la teoria, è la teoria, quindi la pratica è sempre diversa, no? Questa visione è molto negativa naturalmente, e ha un altro problema che presuppone che dall'altra parte lo Stato, le istituzioni politiche, eccetera, l'amministrazione siano in grado di risolvere, fronteggiare, occuparsi dei problemi di interesse generale.
E perché questa visione è superata dai fatti, senza che sia messa naturalmente per l'amor di Dio in discussione l'idea che la sovranità appartiene al popolo, si esercita attraverso il voto, si intende, non è che voglio dire questo. Da due fenomeni che sono importanti. Il primo è la crisi degli stati e il secondo fenomeno è l'emergere di nuove forme di cittadinanza, di una nuova soggettività dei cittadini. Diciamo, questo schema funziona se gli stati funzionano, ma gli stati funzionano sempre di meno. Pensate ai fenomeni migratori che hanno messo proprio in discussione la distinzione tra chi sta dentro e chi sta fuori, nella società non si capisce più. Pensate alla crisi dei sistemi di welfare, cioè di assistenza sociale, sanitaria e previdenziale, che si vede particolarmente in Europa e non solo in Italia, dove ovunque sono finiti i soldi per garantire il livello di assistenza che era tradizionale. Perché? Perché i sistemi di welfare in Europa hanno funzionato talmente bene che un sacco di gente che prima moriva diventa malato cronico, adesso permettete che dica con cinismo, no? O le persone che morivano a 65 anni ora muoiono a 95, e tutto questo costa il successo, no? Il sistema di welfare ha creato indubbiamente dei problemi. Noi abbiamo un'immagine di un'amministrazione pubblica che dovrebbe essere una specie di meccanismo automatico perfettamente funzionante che mette in opera le decisioni del potere politico, ma sappiamo bene che le cose non stanno così, per esempio non stanno così nei sistemi, nel servizio giustizia, nei sistemi giurisdizionali, particolarmente paradossali perché è la giustizia che dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini, invece il modo in cui funziona, i suoi tempi, i suoi costi, il modo in cui tratta le vittime dei reati o i testimoni, eccetera, fa sì che altri diritti dei cittadini vengano violati proprio in relazione al funzionamento della giustizia e così via. Insomma, gli stati hanno perso dei poteri, hanno perso dei poteri verso l'alto, ad esempio verso l'Unione Europea, nel nostro caso, verso le Nazioni Unite, verso istituzioni internazionali, verso il basso, verso la dimensione locale, le regioni, i comuni, le comunità locali in generale, ma anche verso l'esterno, verso soggetti non pubblici, possono essere privati come le imprese, possono essere civici appunto come i cittadini. Però non siamo più di fronte a uno Stato capace di risolvere e fronteggiare con efficacia tutti i problemi pubblici. Dall'altra parte abbiamo invece una cittadinanza più forte, più ricca, un senso più forte delle proprie prerogative da parte dei cittadini, che si riflette appunto in comportamenti come quello del signor Cirillo, ma anche in cose più semplici, per esempio il consumo critico, cioè il fatto che quando vado a fare la spesa non guardo solo al rapporto tra la qualità e il prezzo dei prodotti, ma sempre di più guardo anche a qualcosa che mi garantisca, per esempio, che il prodotto alimentare non è stato fatto con prodotti geneticamente modificati, per esempio, oppure che quel bene che sto acquistando non sia stato prodotto sfruttando il lavoro minorile. Quindi stiamo parlando di un nuovo senso della cittadinanza, un senso di maggiori poteri, di maggiori prerogative dei cittadini nella vita pubblica. La cittadinanza attiva o attivismo civico, o come preferite chiamarlo, cittadinanza organizzata, eccetera, è un'espressione è un fenomeno organizzativo che esprime questo nuovo modo di sentire i cittadini. Addirittura ci sono alcuni studiosi che dicono che sono le organizzazioni i nuovi cittadini delle democrazie contemporanee, non sono più gli individui, ma in ogni caso, qualunque sia il significato, è sicuramente importante questo fenomeno organizzativo e quindi la pluralità di forme con cui i cittadini si uniscono, mobilitano risorse, agiscono nelle politiche pubbliche, esercitando poteri e responsabilità al fine di tutelare diritti, curare beni comuni, sostenere i soggetti in difficoltà.
Quindi è di questo che parliamo. Parliamo di un fenomeno organizzativo, che la gente si organizza in modo autonomo e si occupa di questioni pubbliche. Noi siamo abituati a pensare che chi si organizza e si occupa di questioni pubbliche sono i partiti, i sindacati, le associazioni imprenditoriali, le associazioni professionali, mentre tante altre organizzazioni ci sono nella società civile che non si occupano di questioni pubbliche, per esempio i club di scacchi, i cori polifonici, ma anche, diciamo, per altro titolo, spesso le organizzazioni di tipo religioso, culturale e così via. Invece questi cittadini si organizzano per occuparsi di questioni pubbliche, senza essere partiti e senza essere, assumere quelle forme, quei contenuti dell'associazionismo legato al lavoro, alla produzione, alla vita professionale e così via. Di chi parliamo? Questo è un piccolo elenco. Quello che vorrei che notaste sono la varietà, no? Che è una caratteristica molto importante. Organizzazioni di volontari, in senso stretto, movimenti che si occupano di far valere il punto di vista, so, dei cittadini consumatori, oppure le esigenze dell'ambiente e così via, servizi di consulenza, centri di ascolto, molti di voi sanno di queste cose, come le fanno, quindi gruppi di autoaiuto, quelli che si riuniscono nelle case, imprese sociali come le cooperative sociali, quelle associazioni di promozione sociale che si occupano di questioni di interesse generale, perché molte in realtà svolgono attività perfettamente legittime, ma di carattere privato, a favore dei propri soci, organizzazioni di cooperazione internazionale, gruppi e comitati locali, centri e comunità di accoglienza, di riabilitazione, gruppi di riforma delle professioni, gli avvocati di strada, i giornalisti civici e altre cose di questo genere, movimenti di azione collettiva come quelli che vanno per le strade, ad esempio quello contro la riforma Gelmini, tanto per dire il più recente, e anche strutture di secondo grado. Cercasi Infine in fondo è una struttura di formazione rivolta a formazione di supporto rivolta a cittadini che si organizzano nelle forme che preferiscono. Quali sono le caratteristiche di questo fenomeno organizzativo? E molte di queste caratteristiche hanno a che fare con la molteplicità di forme, le ho citate prima, la molteplicità di motivazioni, c'è una grande semplificazione anche sulle motivazioni, non solo sulle forme. Le forme si dice l'associazione, ma anche la Confindustria è un'associazione, per dire, no? E la molteplicità di motivazioni, anche su questo c'è di solito una semplificazione, si dice genericamente solidarietà, ma non c'è solo la solidarietà, ci sono anche tante altre motivazioni, più o meno della realtà, diciamo, il riconoscimento sociale, le altre persone, lo spirito di imperialità a fare costruire qualche cosa. E di solito poi, quando tutte queste motivazioni delle persone si mettono assieme in un'organizzazione, producono una motivazione che è la parte dell'identità dell'organizzazione, che è specifica. Il movimento che ho diretto per tanti anni, Cittadinanza Attiva, aveva questa motivazione, perché non accada ad altri. Questa era l'identità organizzativa di Cittadinanza Attiva, la sua motivazione fondamentale. Anche i campi di azione sono molteplici, sono spesso trasversali. Di solito quando uno parla con l'amministrazione, un'organizzazione parla con l'amministrazione, l'amministrazione ha un registro delle organizzazioni per ognuno degli assessorati, adesso dico in modo un po' esagerato, estremizzando la situazione, e quindi se un'organizzazione si occupa di ambiente e di disabilità deve scegliere. Il comune o può essere un'organizzazione che si occupa di ambiente, oppure le disabilità, non può essere tutte e due le cose. Prego. È il nostro scegliere. Bisogna scegliere, no? Perché la realtà si deve organizzare in base alle competenze di assessorato, non sono le competenze di assessorato che si devono organizzare in base alla realtà. E l'impegno di queste organizzazioni è nelle politiche pubbliche piuttosto che nella politica. Le politiche pubbliche sono quell'insieme di programmi, azioni, risorse che vengono investite per fronteggiare questioni, problemi, esigenze che vengono riconosciuti come di carattere pubblico, cioè di interesse generale. È in queste politiche, la politica dei trasporti, dell'ambiente, della salute,
della lotta all'esclusione, eccetera, 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 che agiscono queste organizzazioni. Lo spazio che hanno nella politica è quasi nullo ed è uno dei problemi su cui poi vi inviterò a riflettere, perché questa enorme energia che si genera dalla cittadinanza poi non ha, tende a non avere nessun effetto nella dimensione politica. Queste organizzazioni sono caratterizzate da uno spirito di concretezza dell'attenzione all'efficacia, questo è un altro dei problemi di difficoltà di rapporti con le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni pubbliche. Di solito le istituzioni pubbliche tendono a privilegiare quello che fanno più che i risultati che raggiungono, no? Mentre invece queste organizzazioni tendono a privilegiare il fatto che succeda qualcosa nella realtà, no? Come è successo altre volte a discutere con un assessore, un ministro, eccetera, c'è questo problema, cosa avete fatto? Cioè, abbiamo fatto 30 delibere, abbiamo fatto 15 riunioni, ma io non vi ho chiesto che cosa avete fatto, ecco, vi ho chiesto qual è stato il risultato nella realtà di questa azione. Ecco, questo spirito di concretezza, questa attenzione all'efficacia, al fatto che la realtà cambi, è fondamentale. E poi un approccio l'ho chiamato non De Coubertinian, sapete, De Coubertin, il fondatore delle Olimpiadi, no, quello diceva, l'importante è partecipare. Ecco, se c'è qualcosa che caratterizza, per come io conosco, il modo di essere di queste organizzazioni, è esattamente che l'importante è vincere, non è partecipare. E dicevo di tre ruoli. Il primo ruolo è la tutela di diritti. Viviamo in un paese che ha una tonnellata di diritti programmati nelle leggi, non siamo certo un paese a corto di diritti. Il problema è che questi diritti vengono raramente accompagnati da uno sforzo rilevante e sufficiente perché siano attuati. Questo succede per tante ragioni, perché c'è disinteresse da parte di chi dovrebbe attuare, perché ci sono dei conflitti con diritti più forti. Per tanti anni in Italia il diritto di sciopero dei servizi pubblici è stato più importante di altri diritti degli utenti di quegli stessi servizi. Si trovavano a vedere che un diritto costituzionale come il diritto di sciopero violava altri diritti costituzionali dei cittadini. Interpretazioni riduttive di chi dovrebbe proteggere i diritti, questo succede di solito quando si passa dalle leggi ai regolamenti. Racconto sempre che quando fu introdotta la legge sull'accesso alla trasparenza degli atti amministrativi, la famosa legge 241 del 1990, un modo per ostacolare questo accesso fu che in molte amministrazioni si era stabilito che l'atto amministrativo a cui si accedeva era il singolo foglio, per cui bisognava pagare la marca da bollo per ogni singolo foglio, per cui se una persona, un gruppo di cittadini chiedeva l'accesso ai materiali, ai documenti relativi, che sono una gara di appalto con 500 pagine di, doveva pagare una marca da bollo per ogni pagina, non per tutto il documento. Ecco, questo è quello che intendo dire. Oppure formulazioni generiche, perché sappiamo che formulazioni generiche sono il nemico dei diritti. Un secondo ruolo, quindi diciamo dal punto di vista dei diritti, si tratta di portare, investire quell'energia civica, sociale che serve per rendere effettivi i diritti che sono programmati nelle leggi. Un secondo ruolo, secondo me, ha a che fare con questo tema, cura dei beni comuni. Non confondere beni comuni al plurale con beni comuni al singolare, che è una questione che pertiene alla Chiesa Cattolica. No, questo è una cosa, un concetto inventato dagli economisti. I beni comuni sono quei beni che non sono di proprietà di nessuno, a cui tutti hanno accesso. Per esempio l'ambiente, è il più evidente, no? Il fatto che, ma ce ne sono altri meno visibili, per esempio la legalità, la fiducia sociale, la salute, no, la sanità, la salute è lo star bene, ma anche le istituzioni sono a loro modo un bene comune, è un tema che Rocco ha studiato a lungo. Proprio perché sono accessibili a tutti e non sono di proprietà di nessuno, questi beni comuni sono sempre a rischio. Gli studi si parlano di questa tragedia dei beni comuni. I beni comuni sono facili da usare e difficili da ricostituire. Se pensate all'ambiente, lo, insomma,
capiamo che è così. Ci sono tante ragioni per cui questi beni comuni vengono colpiti: l'uso oltre la misura, l'uso egoistico, oppure la mancanza di manutenzione. Uno dei ruoli fondamentali delle organizzazioni dei cittadini è proprio questo, di contribuire alla cura di beni comuni. E il terzo ruolo è quello, questa parola empowerment, qualcuno di voi sicuramente la conosce, è una parola inglese che non si può tradurre in italiano, diciamo, senza perdere qualcosa, comunque diciamo rafforzamento di soggetti in difficoltà. Qual è il problema? Che soggetti, cittadini in difficoltà per ragioni permanenti o transitorie, pur godendo delle stesse prerogative, degli stessi diritti, degli stessi poteri di tutti gli altri cittadini, spesso si trovano in condizione di non essere consapevoli o di non sentirsi in grado di poterli esercitare, queste prerogative, questi diritti e questi poteri. Il ruolo delle organizzazioni, dei cittadini che si organizzano in questo, è molto importante, non solo in termini di trasmissione di esperienze nel tempo e nello spazio, di modi di risolvere problemi nel tempo e nello spazio, ma anche proprio per il supporto, perché nessuno si è abbandonato da solo, no, a fronteggiare problemi di fronte ai quali non si sente in grado di fronteggiare. E anche perché in molti casi la quantità fa una differenza. Una cosa è bloccare il semaforo in 10 persone, cioè bloccare una strada perché manca un semaforo in 10 persone, una cosa è farlo in 10.000, naturalmente cambia tutto. Rapidamente, una delle cose che si dice sui cittadini in generale è che i cittadini non hanno potere. Potere, abbiamo qui sempre Rocco che è molto, molto, molto più esperto di me di questo tema, perché l'ha studiato da sempre. Io però, restando più terra terra, dico: ma se il potere è, secondo una delle sue definizioni tradizionali, la capacità di incidere sul corso delle cose, sui comportamenti di altri soggetti, possiamo dire che quando i cittadini si organizzano nel modo in cui stiamo più o meno descrivendo, esercitano dei poteri che non sono derivati dai poteri di qualcun altro, non sono concessi da qualcuno, sono poteri propri. Per esempio il potere di produrre informazioni, come è successo, non so, dal primo censimento delle discariche gestite dalla criminalità organizzata non è stato fatto dai carabinieri, è stato fatto da un'organizzazione di cittadini. Oppure il potere simbolico, cambiare le coscienze sono dei simboli. Quante cose sono state fatte sul tema della disabilità e delle barriere architettoniche su questo argomento. Il potere istituzionale, quello di far funzionare le istituzioni come servizio dei cittadini e non viceversa. Un esempio molto banale, gli orari, per non dire no, cose, gli orari degli uffici, gli orari degli ospedali, gli orari dei servizi pubblici, il potere materiale, il potere cioè di modificare le situazioni qui e ora, senza stare, alla fine insomma se c'è una barriera architettonica, una colata di cemento si può sempre fare, uno scivolo di legno si può sempre fare, adesso per non istigare a comportamenti come prendere il piccone eccetera, anche se si fa anche questo, potere di legittimare altri soggetti, molto importante. E se guardate le ricerche sulla fiducia pubblica in chi hanno fiducia gli italiani, sono ricerche che si fanno periodicamente, le fanno da altri istituti di ricerca, si fanno in tutto il mondo peraltro, vedrete che al primo posto ci sono organizzazioni di cittadini che godono più o meno all'incirca dell'85% della fiducia dell'85% degli italiani. E in questi ultimi anni queste organizzazioni hanno raggiunto un livello di fiducia più alto ancora dei due tradizionali soggetti che ricevono la fiducia degli italiani, il Presidente della Repubblica e i Carabinieri. Non mi chiedete perché, ma indovinate invece chi c'è all'ultimo posto, i partiti, e con quale fiducia pubblica? 8%. Questa grande fiducia, questo grande patrimonio di fiducia pubblica serve per legittimare altri soggetti, è la ragione per cui le imprese private dialogano con le organizzazioni di consumatori, con le organizzazioni ambientaliste, è la ragione per cui i comuni promuovono la democrazia partecipativa o fanno il bilancio non dato, cose di questo genere,
perché in questo modo ricevono una legittimazione da soggetti che hanno un forte grado di fiducia pubblica, loro che invece hanno problemi di fiducia, le imprese, il settore pubblico, un po' tutti nel mondo hanno, subiscono una crisi di fiducia pubblica. E anche un potere di produrre partnership, di promuovere partnership con soggetti propri interlocutori. Io ricordo sempre ai miei studenti che negli anni 80, quando le associazioni ambientaliste cercavano di convincere le imprese, le industrie, che bisognava ridurre il livello di inquinamento dei processi produttivi, dei prodotti, eccetera, le industrie, la risposta normale che davano era: benissimo, allora licenziamo la metà dei nostri operai, e quindi mettevano il sindacato contro le associazioni ambientaliste. Ci sono voluti molti anni, però alla fine quello che è successo è che si è creato un dialogo in cui il potere politico era del tutto assente, con gli ambientalisti, il sindacato, le imprese, si sono messi d'accordo sostanzialmente che difendere l'ambiente non era un'alternativa a difendere l'occupazione, e si doveva difendere l'occupazione difendendo l'ambiente. Le organizzazioni cittadini operano attraverso una molteplicità di strategie e di strumenti. Le due strategie più note sono questa parola in inglese, alcune parole sono di funzioni pubbliche, ma sono sempre di più dei sistemi di governance. Questa è la parola in inglese, vi assicuro che la traduzione italiana fa ridere, quindi è meglio usare la parola in inglese, cioè dei modi di assumere e mettere in opera decisioni su questioni pubbliche in cui tutti i soggetti che sono coinvolti in quel problema pubblico esercitano dei poteri e delle responsabilità. In cui non c'è più il vecchio schema, il governo decide, fa le cose, i cittadini le beneficiano, le imprese si fanno gli affari propri, i media fanno informazioni, ma invece una situazione in cui tutti sono chiamati, attraverso il sistema di relazioni anche conflittuali, a esercitare poteri e responsabilità nel fronteggiare questioni pubbliche. Un secondo significato, secondo me, è l'importanza crescente che hanno le politiche pubbliche. Noi eravamo abituati a pensare che ci fosse una continuità tra le politiche e la politica e viceversa, cioè la politica stabiliva cosa si doveva fare per le infrastrutture, i trasporti, per il traffico e così via, e attraverso l'azione delle amministrazioni pubbliche si formulavano, si mettevano in opera delle politiche pubbliche, dei programmi pubblici che servivano per attuare queste indicazioni. Invece le politiche pubbliche sono sempre più autonome dalla politica, e soprattutto nelle politiche pubbliche i cittadini, come tanti altri soggetti che in esse sono coinvolti, esercitano, hanno il potere di incidere, influire su queste politiche, sia nella definizione di qual è il problema che si deve affrontare, sia nella definizione del modo di affrontarlo, sia nell'affrontarlo concretamente. La loro presenza fa una differenza, il valore della loro azione politica, tra virgolette, è appunto nel realizzarsi delle politiche pubbliche. E infine c'è questo significato costituzionale, lo accennavo pure all'inizio, no? Le grandi costituzioni che abbiamo negli stati moderni stabiliscono, è stato un grande risultato, la libertà di associazione. Il Risorgimento italiano era legato alla rivendicazione della libertà di associazione, della libertà di riunione, le libertà fondamentali, come si chiama. Però queste forme di azione civica vanno al di là di questo principio, cioè non significa lo costituzionale che va al di là di questo principio, perché poi alla fine, al di là della sua origine, questo principio della libertà di associazione presuppone una specie di divisione del lavoro. Lo Stato si occupa delle questioni pubbliche, i cittadini si associano liberamente, per fini non illegali naturalmente, per curare dei legittimi interessi privati. Noi siamo un po' più in là. E qui c'è il tema della sussidiarietà. Sulla sussidiarietà c'è una grande confusione, però per essere molto semplici, possiamo dire che c'è una sussidiarietà verticale che non ci interessa qui, che è quella che regola i rapporti tra i livelli istituzionali, per esempio il rapporto tra l'Unione Europea e gli Stati nazionali, o tra lo Stato italiano e le regioni, i comuni, eccetera.
e ovviamente non ci compete, anche se spesso ci crea un sacco di problemi. E poi c'è la sussidiarietà, chiamiamola così, orizzontale, è quella che trovate nella dottrina sociale della Chiesa, è quella che trovate nel pensiero liberale dell'Ottocento, quello che trovate nel pensiero socialista dell'Ottocento, eccetera, che dice sostanzialmente che lo Stato deve intervenire, non deve intervenire fino a che la società non è in grado da sola di risolversi, e che la società è in grado da sola di risolversi questi problemi. Quindi lo Stato si deve astenere dall'intervenire. È un principio di divisione del lavoro. Le sue concretizzazioni le sappiamo, adesso non entro nel merito, diciamo che può essere fatto buon uso, anche molto cattivo uso di questo principio, in molti casi, no, c'è l'atteggiamento, cioè, beh, non raccogliamo più le tasse, però le fogne te le costruire da solo, la sicurezza ve la garantire da solo, però non gli chiediamo più le tasse, no? Oppure si prendono tante iniziative e poi si chiede allo Stato che le finanzi in nome di questo principio, che non va bene. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un nuovo significato di questo principio, che per distinguerlo chiamo sussidiarietà circolare, seguendo un'indicazione di Giuseppe Cottura, professore dell'Università di Bari. E questo principio di sussidiarietà circolare, che è un principio di cooperazione, di relazione, di interazione, di collaborazione tra i cittadini e lo Stato, è entrato nel 2000 nella riforma della Costituzione italiana, come un comma, l'ultimo comma dell'articolo 118, e il testo di questo comma, nella sua versione sintetica, è: la Repubblica favorisce la libera iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Qui c'è il significato costituzionale della cittadinanza attiva o attivismo civico, che si vuole. Cioè non c'è una divisione del lavoro, c'è un principio di cooperazione, di relazione, di collaborazione tra i cittadini e lo Stato. Allo Stato non viene tolta alcuna responsabilità, non c'è nessun alibi perché quello che è scritto nella Costituzione in termini, per esempio, di diritti dei cittadini, quindi di corrispondenti doveri dello Stato, non sia ancora, non resti un dovere dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Un altro punto molto importante è che l'accento in questo questa norma costituzionale è posto sulle azioni, non sulle forme. Quello che è importante è quello che si fa, non quello che si è. Esattamente il contrario di quello che fa il diritto amministrativo quando si occupa di organizzazione di cittadini, che si riflette nelle leggi che riconoscono queste organizzazioni, negli statuti comunali, nei regolamenti, eccetera, per cui non è importante quello che si fa, è importante se si ha uno statuto da 3 anni, un certo numero di soci, se lo statuto contiene certe norme, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono le forme che sono importanti, sono le azioni. Qui viene riconosciuto il valore costituzionale dell'azione dei cittadini, addirittura anche singoli, nel caso in cui svolgano azioni, attività che hanno a che fare con l'interesse generale. E questo è molto importante. Naturalmente questa norma costituzionale supera quel problema degli imputati per eccesso di cittadinanza che richiamavo all'inizio, e che in effetti dopo l'approvazione di questa riforma della Costituzione non si è mai più manifestata. Se si fosse manifestato ci sarebbe potuto appellare a questo articolo della Costituzione per dire che niente poteva essere proibito in questa chiave. Ho finito. Ha chiesto Rocco, dice, quali problemi potrebbero essere discussi. Io ho segnato questi. Ora penso nelle slide che avete, nello stampato che avete, sono anche scritti molto più, o meglio, perché naturalmente non ho più trovato quella iniziale della presentazione, come succede sempre. E quindi le possiamo vedere queste domande all'ultima pagina della stampato di Areni, no? Diciamo, partiamo da un punto che avevo già menzionato. Le organizzazioni di cittadini
godono del massimo della fiducia pubblica. E aggiungo anche, sulla base di ricerche fatte, hanno una capacità massima di produrre risultati, impatto nella realtà, quando si occupano direttamente di problemi di carattere generale. Invece, quando devono influire sul processo politico, per esempio sulla definizione della legge finanziaria, tanto per dirne una, la loro influenza è bassissima. Quindi c'è una relazione inversa tra il grado di fiducia e di impatto nella realtà da una parte e il grado di rilevanza politica dall'altra. È il paradosso della cittadinanza attiva in Italia. E quindi io penso che due questioni si possano trattare da questo punto di vista, tenendo conto di questo. Il primo è quello che dicevo prima. Tutta questa energia civica che si genera nelle politiche pubbliche nel fronteggiare questioni di rilevanza pubblica, come si può fare in modo che abbia effetti anche nella dimensione politica, cioè lì dove ci sono i partiti, il Parlamento, le assemblee elettive, dove si combatte, si confligge, ci si batte per l'esercizio del potere sullo Stato e così via, dove ci stanno i partiti in sostanza, che è sicuramente anche una vostra preoccupazione. E la seconda domanda riguarda invece il modo di essere in relazione tra le istituzioni pubbliche e i cittadini, cioè questo principio di sussidiarietà che implica una collaborazione, una relazione, eccetera. E come si può concretizzare, in che modo si può concretizzare nella distribuzione, nella identificazione di ruoli concorrenti tra lo Stato e i cittadini, senza che venga tolta alcuna responsabilità alle istituzioni pubbliche, anche senza che vengano relegati i cittadini in un ambito di azione puramente privata. Mi sembrano due domande, sono vere, non sono retoriche, cioè mi chiedete qual è la risposta a queste due domande e la mia risposta è non lo so, però penso che sia interessante. Grazie. Tanto.